Pasquale, allora, dici un po' che cosa è successo, com'è avvenuto questo controllo, perché insomma è avvenuto. Dopo una bella, pacifica, gioiosa manifestazione dove diverse persone hanno potuto esporre non un punto di vista ma l'esperienza sul campo, qua parliamo sempre di cose viste, realizzate, non di presunzioni, con un atteggiamento abbastanza strano, anche piuttosto insolito, perché io spesso giro senza mascherina anche davanti a pubblici ufficiali, insomma si sa che non portare la mascherina in un luogo all'aperto non è assolutamente qualcosa che va contro, mascherina consigliata. Questo anche al chiuso, è solo consigliato dal CTS, quindi tutte quelle che sono state le varie ordinanze o eventuali DPCM non sono mai stati sostenuti effettivamente da questo comitato tecnico scientifico, e questo l'abbiamo visto grazie a questi documenti desegretati. Oltretutto ho fatto notare a questa gente che non sono riuscito a identificarlo, lui voleva identificare me come se stato fossi colto in pieno in flagranza di reato, e io non sono riuscito a identificare lui. Ho fatto notare che mi stava sollecitando senza fare autoritario, senza rispettare le leggi, perché le leggi di rango superiore vietano il coprire il volto in luogo pubblico, quindi mi stava istigando a contravvenire ad una legge dello Stato, e in più non avendo neanche le competenze, perché io la mascherina se la metto in sala operatoria la devo togliere dopo 3 ore, perché dopo 3 ore non è più efficace, e lo faccio secondo competenza, professionalità e secondo delle conoscenze biologiche e appunto infettivologiche. Stare all'aperto con una mascherina è demenziale, è proprio demenziale. Ha una sua simbologia evidentemente, ma è come ha una sua potente simbologia, oltre che potente azione di disturbo rispetto alle libertà, rispetto al diritto naturale, quello di imporlo attraverso dei pubblici ufficiali che, anziché essere adibiti per andare a caccia di spacciatori, di stupratori, di rapinatori, di violentatori, girano nelle piazze cittadine della mia città, la città dove lavoro da 30 anni, aiutando il prossimo, cercando di portare avanti un concetto di cura e di sostegno, cosa che abbiamo anche dimostrato. Ho detto anche questo nel mio intervento, in questo circa anno e mezzo di lavoro, seguendo le persone a domicilio non abbiamo avuto decessi, quindi il fatto di dover dimostrare una cosa del genere dovrebbe metterci tutti di buon umore, con prospettive di felicità, ma al contrario sembra che dire di far guarire le persone sembra quasi di violare la legge, come se ci fosse una legge, un ordine superiore che ci impone l'epidemia, la pandemia, la morte, e la paura della malattia, la paura della morte, che poi in realtà significa la mancanza di libertà verso la vita. Quindi se ci insegnano ad avere paura della morte, ci insegnano anche a non poter avere, godere il diritto di vivere, di esistere. L'episodio che è appena avvenuto è sicuramente grottesco, anche perché noi ci rendiamo conto che nella realtà dove chiediamo le istruzioni per l'uso per tutto, in questo caso al medico è un dipendente della Digos che vuole imporre la mascherina, però non sapeva assolutamente il perché. Cioè, al perché non sapeva rispondere. Noi siamo in un mondo dove poi nessuno non solo si pone i perché, ma se gli viene posto non sa rispondere. Si crea un mutismo assoluto e solo un senso di tentativo di prevaricazione in virtù di un ruolo, neppure palesato, neppure per il coraggio di affermare la propria identità o il proprio numero di matricola o il proprio grado. Questo è il mondo in cui stiamo vivendo, dove quindi non è neanche la legge della giungla, perché almeno nella giungla sappiamo chi è il più forte, qui no.